Saluto da dottor Palma, sessuista turismo dentale e dentista in Moldavia. In questo video vediamo la logica che c'è dietro alla riabilitazione dei denti, pazienti che non hanno più denti, quando si rimettono con 4, 6 oppure 8 impianti dentali, ovvero il cosiddetto long 4, long 6 o le riabilitazioni più complete con 8 impianti dentali. Alla base il principio è sempre lo stesso, si mettono degli impianti dentali, delle viti nell'osso, e sopra questi impianti dentali si vanno poi a fissare, a avvitare in maniera fissa o cementare con la colla dei denti definitivi in maniera definitiva. Non vuol dire che non si possono più togliere, il dentista lì può con gli strumenti appositi andare a smontare per fare la normale manutenzione. Quello che è il presupposto è avere l'osso. Come abbiamo visto in altri video, per esempio ora schematizzo una mascella superiore, sotto gli zigomi noi abbiamo dei vuoti, delle cavità che si chiamano appunto seni mascellari, poi qui in mezzo abbiamo la cavità del naso dove passa l'aria. Quando noi perdiamo tutti i denti, inizialmente l'osso è così alto, quindi abbiamo molto spazio per poter mettere impianti dentali in maniera dritta e poter andare a ricostruire tutta l'arcata. Qua per esempio ho messo 6 impianti dentali. Questo non è l'Holon 6. L'Holon 6 è una tecnica un po' diversa che è stata inventata dal dottor Malo assieme all'Holon 4, che serviva a riabilitare casi più complessi di pazienti che avevano perso praticamente tutti i denti da tanti anni e oltre a aver perso le radici che si trovavano qua, hanno perso anche molto osso. Invece di avere un osso così alto, hanno un osso così basso. E qua ricordo che c'è aria, sia qua che qua. Questi pazienti hanno due possibilità: o si ricostruisce l'osso qua, ovvero una porzione di aria viene innestata con osso e si possono mettere in questo caso degli impianti dentali qui su dritti, oppure si evita di fare la ricostruzione dell'osso e gli impianti dentali, invece che essere messi qua, si mettono inclinati di un tot di gradi in questa posizione qua dove c'è osso. Poi due impianti dentali si mettono qua dritti e due impianti dentali posteriori si mettono inclinati a evitare queste zone di vuoto d'aria praticamente. Su di questi poi cosa si va a fare? Si va a far uscire la componente che serve a montare poi tutti i denti sopra. La cosiddetta riabilitazione con Holon 4 è una riabilitazione in genere di 12 denti, non più di 12 denti. Questo perché? Perché quando noi andiamo a caricare con i carichi masticatori queste zone che sono qua dietro, quindi queste posteriori dove non ci sono impianti a sostegno, c'è il rischio che qua si rompa la protesi che noi andiamo a costruire. Quindi allora si mettono 12 denti massimo e si evita di mettere i denti in queste zone posteriori dove non ci sono impianti. Il risultato sia un sovraccarico della zona anteriore degli impianti dentali, una occlusione più corta, ed è un lavoro questo che si fa fondamentalmente per evitare la ricostruzione ossea, perché il paziente magari è spaventato di dover mettere una polverina di osso qua dietro, oppure non c'ha i soldi per poterselo permettere. È un lavoro questo che nasce per rimettere i denti praticamente ai poveri, agli anziani che ci hanno avuto dentiere per tanti anni, ed è una distorsione vendere questo trattamento, proporre questo trattamento a magari un giovane di 50 anni, un adulto di 50, 60 anni che invece c'ha ancora tanto osso, o c'ha la possibilità, venendo in un paese come per esempio la Moldavia, di andare a ricostruire l'osso e mettere invece gli impianti dentali anche nelle zone posteriori e fare una riabilitazione non con impianti inclinati ma impianti dritti che vanno a scaricare le forze in maniera assiale. Qui pure per esempio ricostruisce l'osso il paziente e va a mettere due impianti dentali qua, ne mette altri due qua davanti e fa una riabilitazione su 8 impianti dentali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 impianti. Questa è la logica che c'è alla base tra i 4 o 6 impianti dentali oppure gli 8 impianti dentali. Per mettere 8 impianti dentali abbiamo necessità o di ricostruire l'osso oppure di avere un paziente già con abbastanza osso per mettere
gli 8 impianti dentali. I vantaggi quali sono? I vantaggi sono che se noi mettiamo 4 impianti, soltanto 1, 2, 3 e 4, e perdiamo uno di questi impianti, questo lavoro lo dobbiamo tutto buttare. Se noi perdiamo uno di questi 8 impianti dentali, il lavoro praticamente non va buttato. Abbiamo un lavoro che dura molto di più di un lavoro con soli 4 impianti dentali. Se impianti dentali è buono, bisogna solo sperare che non ci siano problemi sugli impianti posteriori. Queste erano le differenze tra i 4, i 6, gli 8 impianti dentali. Ci sono da valutare le condizioni anatomiche di partenza. Ci sono poi pazienti che anche la ricostruzione dell'osso è difficile da fare, o poco probabile che l'osso attecchisca, lì siamo noi i primi a preferire di bypassare quelle zone rischiose mettendo degli impianti inclinati. Più o meno impianti, sicuramente più impianti si mette meglio è, perché si hanno meno rischi sul lungo termine. Oltre che si può prendere anche in considerazione, mettendo più impianti, di fare un carico immediato nel caso il torque di avvitamento, la forza di avvitamento dell'impianto nell'osso sia sufficiente per poterci caricare subito i denti provvisori. Un'altra cosa che non ho detto: con gli 8 impianti dentali è possibile fare le riabilitazioni con 14 denti invece che con 12, proprio perché abbiamo la possibilità di mettere impianti nelle zone posteriori. Può capitare raramente che siamo costretti a mettere 12 denti, nel caso anche ricostruendo l'osso non sia possibile andare troppo in fondo con 8 impianti dentali, però comunque abbiamo tutti i vantaggi, gli altri vantaggi dell'avere 8 impianti dentali. Non è, ripeto, una scelta del paziente se metterne 4, 6, 8. Quello che consiglio, il numero fatelo scegliere a noi che operiamo, a noi che vi dobbiamo dare le garanzie a vita, a noi che ci mettiamo la faccia poi sul web nel caso qualcosa andasse storto. Oltre che anche voi ci avete sempre i vantaggi dell'avere il coltello dalla parte del manico, nel senso, quando noi sappiamo che ci carichiamo ogni mese di tanti casi complessi, noi al nostro policlinico ne facciamo almeno 60 al mese di casi del genere, un dentista normale ne fa 2 all'anno, potete capire quale è il carico di responsabilità che abbiamo come policlinico. Noi siamo primi anni non dormivamo sonni tranquilli, oggi dormiamo sonni tranquilli perché abbiamo investito veramente tanto nel laboratorio, nella diagnostica, tacche 3D, fresatori virtuali, stampanti tridimensionali. Ci abbiamo macchinari per 400.000 euro che nessuno c'ha, né in Moldavia né nei 4 paesi limitrofi. Questo perché? Perché ci permette di dare la garanzia vita, dormire sonni tranquilli, fare dei casi veramente rischiosi ma farli con sicurezza. Ricordate che riabilitare tutta una bocca è un qualcosa di complesso, è un qualcosa che comporta dei rischi dal punto di vista non solo medico ma anche dal punto di vista dei materiali, ovvero sì, gli impianti possono non integrare, ma ricordate che più impianti mettiamo dentro alla bocca e più, come dicevo anche in un altro video, andiamo a sommare le probabilità di insuccesso dei vari materiali. Le probabilità di insuccesso sono sempre a questo livello di innesti ossei, di infezioni, di attecchimento o meno degli impianti dentali, di rottura delle componenti di connessione degli impianti oppure di rottura delle protesi dentali che andiamo a connettere poi sopra gli impianti. 1, 2, 3, 4 elementi. In più ci mettiamo magari rischi metabolici, pazienti scompensati, diabete scompensato, paziente che fuma, quindi le abitudini di vita del paziente che fa uso di droghe, paziente bruxista, oppure abbiamo, che ne so, il paziente che ha fatto terapia radiante, oppure abbiamo il paziente che prende psicofarmaci, abbiamo il paziente che magari a livello psicologico non accetta certi tipi di trattamento e ci chiede, ci implora di fare dei trattamenti che fuoriescono dagli standard internazionali. Questa era la logica che sta alla base della scelta tra 4, 6, 8 impianti dentali. Per ora un saluto da Dottor Palmas e andiamo dritti verso la prossima sezione, dove andiamo a parlare più nel dettaglio di materiali per ricostruire i denti. Un saluto.